Bella a tutti ragazzi, ed eccoci al 12° episodio della nostra modalità carriera con l'Hertha Berlino. E questo qua è il penultimo episodio della prima stagione e quindi affrontiamo le ultime quattro partite, perché tra qualche giorno ci aspetterà la finale di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco. Allora, la prima parte di oggi la giocheremo contro il Paderborn, squadra di metà classifica. Giochiamo con Cornelius, Victor Andrade in attacco e anche con Sara Knoll sugli esterni. Allora, qua le immagini pre-partita: si giocherà sotto una fitta pioggia oggi. Qua è inquadrato anche il giocatore del Paderborn. Guardate l'immenso stadio della nostra magica squadra. Entro in campo. Qua andiamo a vedere la classifica. Allora, Kaiserslautern 66, Hertha Berlino 65. Lancio di Victor Andrade per Cornelius. Cornelius la mette in mezzo. Sar di testa. Cruz in parata bassa. Riparte. Oh, attenzione, che brutta entrata. Attenzione, rosso. Rosso per Alessio Romagnoli. Rivediamo l'entratazza. E sì, volevo ucciderlo. Ci ha provato, non c'è riuscito però. Cornelius lancia Victor Andrade. Andrade entra in area. Victor Andrade col destro, ma Cruz si oppone ancora al tiro. Calcio d'angolo di Knoll. La mette in mezzo di testa Cornelius, ma spazza ancora la difesa del Paderborn. Qua c'è un infortunio. Però si rimette in piedi e no, è costretto ad uscire. Welbeck, Nano Welbeck, che è stato impiegato veramente poco, ma sfortunato. Al suo posto entra Ong. Mister Kun ci stupisce un po' tutti. Entra Ong a fare il centrale di centrocampo. Un po' da mediano le caratteristiche che le ha. Speriamo che si comporti bene. Qui c'è un calcio fuori, un tiro fuori dell'avversario. Poi Hillmax lancia Demme. Demme per un nome impronunciabile, ma Soumaoro si mette davanti, la mette in angolo. Calcio d'angolo quindi. Il Paderborn continua ad attaccare all'81esimo. Calcio d'angolo, la palla è forte, tesa in mezzo di testa. Stacca, ma la palla va fuori. Il Max mette in mezzo per Demme. Demme, ma forse la palla è fuori. Tiro di Demme, ma è finita. Eh sì, 0-0. Forse non ci voleva per agganciare la testa della classifica questa partita. Ma l'Hertha Berlino ha fatto di tutto, nonostante avesse l'uomo in meno, anche se ha costruito poco nel secondo tempo. La squadra avversaria ha fatto molto di più. Allora, Welbeck infortunio al gomito e Romagnoli squalificato. Ok, andiamo avanti. Siamo al 3 di maggio. Allora, giochiamo contro lo Han. Non so come si pronuncia. Allora, formazione stratitolare, perché dopo non l'utilizzeremo mai più. Perché dopo abbiamo l'ultime due partite e poi c'è la finale e io li voglio tutti riposati. Allora, qua inquadrati i giocatori dello Jan. Qua inquadrato Cedric, che gioca titolare. Non so, non mi ricordo adesso bene al posto di chi. Attenzione perché il Kaiserslautern ha perso e quindi siamo a 66-66. A White mette in mezzo. Rovesciato di Hernandez. La palla spazzata. Qua tocco per Welsh. Welsh ancora numero. Welsh rientra. Welsh la mette per Hernandez di testa. Che confusione. La palla arriva ancora ad Hernandez però. Che ci prova? Col sinistro! Abel Hernandez! Trova un gol meraviglioso. A giro al quinto minuto. Parte fortissimo l'Hertha Berlino. Rivediamo qua. Lo stop col destro. Rientra. Poi col sinistro giro. Qua riparte però subito lo Jan. Lancio per Altinai. Ma la palla era fuori gioco, scusate. Qua gatto per Cedric. Cedric col sinistro. La palla sfiora l'incrocio dei pali. Va sul fondo però. Abel Hernandez. In due tempi. La rimette. Cedric a giro. Poi arriva Welsh. Aveva provato Cedric. La mezza rovesciata. Ma il portiere si era opposto molto bene, rivediamo. Poi arriva Welch a porta vuota e non può che mettere in rete. Qua riparte però bene lo Jan con Erfen che arriva sul fondo, la mette in mezzo per Sembolo.
ma la palla va fuori. Altinai appoggia per Wiebe, non so come si pronuncia, Wiemeyer. Wiemeyer, non so se vi piaccia comunque. No vabbè, ha fatto gol al 38esimo lo Jan con questo doppio tiro, poi sul rimpallo ha fatto gol. 39esimo, un minuto dopo, Welch si ferma, rientra, la mette per White. White la mette in mezzo, ma la palla viene spazzata. E riparte lo Jan, ma non c'è più tempo. Finisce qua il primo tempo di Jan Hertha Berlino. 1-2 con la rete di Hernandez e Welch. Qua riparte Müller contro Lustenberg. Ancora Müller. Scatenato Müller, la mette in mezzo di testa, ma è bravissimo Mika, impresa bassa. Cedric la mette indietro per Sergi Roberto, giro! Cosa ha provato Sergi Roberto? Calcio d'angolo quindi, ma prima c'è una sostituzione. Uscirà Erfen come vediamo qua inquadrato. Entra Kutz. Cedric la mette in mezzo. Alta per Brooks, ma la palla viene bloccata da Oz, che è il portiere avversario. Qua scambio Hernandez, ancora per Cedric. Cedric si avanza, Cedric 3-1, e forse la chiude lui al 65esimo. Bellissimo scambio però, Cedric Hernandez. Poi Cedric si libera dell'uomo così, rivediamo. Si libera dell'uomo con una piccola finta e abbatte il portiere sul palo più lontano. Però Müller qua è scatenato, Müller. Ancora Müller la mette, però non capisce l'intenzione il suo avversario. Qua ancora 1-2, attenzione a Hein. E c'è un fallo di Brooks, dovrebbe essere fuori. E no, è dentro. Calcio di rigore. Brooks ha fatto un brutto fallo, espulso anche lui. Bene, due espulsioni in due partite. La prima è Romagnoli, adesso Brooks. Rivediamo qua. Era dentro, sì. Forse io non avrei dato il rosso perché c'era anche l'altro uomo. Comunque vabbè. Koke contro Mika. Mika! Con la mano la mette fuori. White poi spazza. Riparte ancora gli ultimi minuti lo Jan con questo cross, ma Mika è bravo ad uscire. Qua Welch rientra. Ancora Welch scatenato per Hernandez. Poi riesce a bloccare il portiere in due tempi. E finisce qua, tre punti fondamentali. E l'Hertha Berlino continua a sperare in un titolo. E io ci sto credendo davvero tanto. Perché comunque siamo ormai pari merito con il Kaiserslautern. E può succedere di tutto. Speriamo soprattutto in un passo falso anche degli avversari. Peccato, il rimorso è non aver vinto la prima partita col Paderborn. Perché sarebbe stato un colpazzo passarli a tre partite alla fine. Allora, penultima partita, giochiamo contro il Bochum. Noi abbiamo solito attacco adesso con Benatir, Knoll, Sahar e Cornelius prima punta. Io ve lo dico, a me Cornelius ricorda da morire Ibra. E non ve lo dico perché, cioè, non mi sembra una stupidata. Comunque è forte fisicamente, altissimo. Tecnicamente non è male, anche se è soltanto 3 stelle abilità. Ma protegge palla, egoista bastardo, perché davanti alla porta pensa solo a segnare. E poi di testa le prende sempre lui. Boh, a me piace da morire. Qua ci prova subito Gelasvili, che è un buon talento, dovrei andare soltanto a vedere quanti anni ha, però ve lo consiglio, che davvero mi fa girare la testa quando gioco contro. Allora, poi ripartiamo noi con Cornelius, che la lancia Sahar, ma la palla è troppo lunga e Sahar non ci arriva. Sahar aveva tagliato verso il centro. Qua Cornelius per Sahar! Esce dal Safari Sahar. E la mette vicino al palo più lontano. Portiere inguardabile, perché si è vista davvero la lentezza del portiere a tuffarsi. Rivediamo Sahar, che poi rivediamo il portiere bruttissimo. Attenzione. Qua Gevasfili, guardate, è veramente forte. Cioè, non scherzo. Qua prova un gol meraviglioso, ma la palla poi va fuori.
Qua però, dopo un'indecisione di Mika, Gevirasfili segna il gol dell'1-1 o del vantaggio addirittura. No, dell'1-1 col gol di Sar. Qua rivediamo, c'è stata la prima parata di Mika, poi a porta vuota Gevirasfili. Benatira per Perakic. Perakic la mette in mezzo. Per Knoll di testa, ancora secondo me un'altra papera del portiere. E Knoll segna il suo forse primo gol stagionale. No, davvero, dovete rivedere. Guardate piano il tuffo del portiere. Incredibile, guardate che lentezza. Qua Gevirasfili per Razzokoski. Ancora Razzokoski, mica imparata. Allora Bertram va sul fondo, la mette in mezzo per Gevirasfili, palo. Che partitone di Gevirasfili. Poi Ong riesce a liberare. Finisce 2-1 il primo tempo con gol di Knorr e Sar e Gevirasfili per il Bochum. Qua si va a riposo, quindi. Qua lancio per Cornelius, che parte da prima al centrocampo. Cornelius! Egoista e bastardo, non la passa. Qua Gevirasfili per Kruska. Ma mica impresa bassa, bravissima ad uscire. Palla per Sar. Sar 1 contro 1, rientra. Sar la mette per Cornelius. E questo è un bel gol di testa. Il portiere qui non poteva arrivarci. Palo gol. E quindi gran gol di Cornelius di testa. Qua ancora Knoll. Lanza Cornelius, benissimo. Cornelius 1 contro 1. Cornelius! Il gol del 4-1, forse finale. Al 62esimo la chiude Cornelius e forse la chiude definitivamente. Rivediamo qua il tiro di sinistro in uscita del portiere. Qua Bertram la mette per il suo compagno. Ancora Bertram, supera Soumaoro. Bertram 1 contro 1 la mette indietro per Gevirasfili. No, sì, Gevirasfili. Incredibile anche qua, bruttissima caduta di Mika. Io non capisco in questa partita come mai i portieri cadono come dei coglioni. C'è il ritardo da Dio. Allora Kraner mette in mezzo e tira il rigore. Che bella partita. Tocco sfalza completamente il suo avversario. Quindi è rigore. Batte Bertram contro Mika. Uno contro uno. Bertram 4-3 al 76esimo. Un bel gol su rigore, spiazza completamente Mika. E qua finisce la partita. Coriandoli bianchi e blu per l'Hertha Berlino. Dovremo soltanto scoprire se sarà promozione o vincita del titolo più la promozione. Ma comunque è già un traguardo questo. Un grazie va a tutti i sostenitori, a tutti i fans, a tutti quelli che ci hanno sempre creduto, al mister Kundispa, a tutti i giocatori, a partire da Mika, da Bruschetta, il nostro terzo portiere, alle ali, a Cornelius, ad Hernandez, a Welsh, a Victor Andrade, uno degli ultimi arrivati, a Marcos Junior, il nostro talentino. E ora si va a affrontare l'ultima partita con la speranza che Kaiserslautern faccia un passo falso, ma ancora non lo fa perché siamo a 72 punti noi, 72 punti loro. Pari merito per adesso. Noi andremo ad affrontare adesso il Duisburg. Welsh per adesso è il miglior marcatore della seconda divisione tedesca. Allora, qua siamo al 12 maggio, ultima partita di campionato. Allora, attacco con Victor Andrade, Welbeck, Cedric e Cornelius. Difesa con Soumaoro e Romagnoli. E Knoll e Lustenberg, che è un difensore ma gioca bene anche da CDC. Quindi va bene, uso lui per adesso. Qua inquadrato Victor Andrade, il nostro pelato nero. Allora entrano in campo i giocatori. Andiamo a vedere per l'ultima volta la classifica di questa seconda Bundesliga. 72 punti Kaiserslautern, 72 punti Hertha Berlino. Si può partire. Wolfs passa per il suo compagno. Poi la mettono per Pertel. Attenzione all'intervento di Soumaoro. Deciso e forte. Ma la palla la mette in angolo. Calcio d'angolo
Alto, spazza la difesa, attenzione, che confusione. Ma la palla va ancora in angolo. Secondo calcio d'angolo consecutivo al 15esimo. Bartel la mette e stavolta Cornelius spazza di testa. Lancio di Lustenberg per Cornelius. Cornelius, attenzione, fallo, no. Niente, tiro di Victor Antale, poi parato. Qua parte ancora Cornelius. Numero, rientra in mezzo ai due. Non è rigore, incredibile. Rivediamolo. Ci poteva stare. Qua Cornelius si fa anche male una spalla. Entra Hernandez sul posto. Al 54esimo. Lancio Hernandez per Cedric. Cedric per Victor Andrade. Che è spaccata. Prende la palla al volo. Rivediamo qua il lancio di Cedric per Victor Andrade. Che poi facile facile la mette dentro. Ed è finita anche l'ultima partita di quest'anno. Vince l'Hertha Berlino l'ultima. Forse non c'è il titolo, ma comunque andiamo a aspettare il risultato dell'altra partita. Il risultato della partita del Kaiserslautern. Cornelius 40. Ah, cazzo, 47.000 euro mandato perché si promosso. Sì, vince il Kaiserslautern. Ma va bene così, arriviamo a pari punti contro una buona squadra. E ci andiamo a giocare le nostre speranze, le nostre partite in Bundesliga contro squadrone come il Bayern Monaco che affronteremo a breve, come il Borussia, il Bayer Leverkusen. Comunque, allora, siamo nati secondi. Welsh secondo capocannoniere, però primo uomo assist. E penso basta così ormai, andiamo a vedere soltanto il rapporto sulla squadra. Guardate come sono cresciuti i nostri giocatori. Guardateli tutti. Dateci un'occhiata. Cornelius più uno e basta. Peccato. Perché Cornelius è uno su cui punto molto, ma non cresce molto. Però è già forte così. Sergi Roberto, Romagnoli, Victor Andrade, Brooks, Welsh più 4, Soumaoro più 5. Bruschetta non è cresciuto. Perché? Perché Bruschetta no? Comunque ragazzi, ormai è finito l'episodio, è finita la stagione. Vi aspetto numerosi tutti uniti per la vittoria alla finale di Coppa. E adesso non vi resta altro che lasciare un mi piace, un bel commento. E alla prossima, bella!